Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi sono con le mie mani, nulla di strano, nulla di diverso dal solito. Anzi, sono tornata con un video che effettivamente non facevo da Pasqua circa, ovviamente, che è il mio video di Lush, ovvero un haul su tutte le novità di Natale di Lush. Come sapete, appunto, adesso io lavoro da Lush, quindi ultimamente in realtà sono costantemente buttata nel mood in cui presento questi prodotti. Tra l'altro non li ho presi tutti perché la maggior parte c'erano comunque anche l'anno scorso, quindi lo trovate nel video dell'anno scorso che magari vi lascio qua nella scheda qua in alto, e appunto poi vedrete voi se volete andare a vederlo, così trovate anche magari presentate le altre Bath Bomb dell'anno scorso. Ci sono state poche aggiunte, alcune delle quali comunque, cioè la maggior parte almeno, me le sono procurate. Vi chiedo perdono appunto se mancano un po' di cose, però essendo costantemente circondata da queste cose, effettivamente mi sono scordata dei prodotti, perché forza dell'abitudine ero convinta di averli. Come sapete, alcuni di questi ce li ho già pronti da mesi, perché appunto essendo che siamo già dicembre, questi prodotti ci sono fino a gennaio, stanno andando a ruba. Non so effettivamente nella vasca da bagno cosa vedrete esploso, lo scoprirete solo andando avanti con il video, perché ovviamente lo faccio separato. E appunto volevo comunque farvi vedere le novità che più mi sono piaciute e che più mi stanno piacendo. Partiamo dalle Bath Bomb, anche se di spumanti effettivamente sono quelli per fare le bolle, le famose bubble bar. Effettivamente ne ho solo una, ma questa volta mi sono procurata più prodotti da corpo che altro. Bath Bomb, ce ne sono 4 nuove, in realtà sarebbero 5, ma la quinta non ce l'ho, però ve la descriverò. Comunque, la prima che voglio presentarvi è lei, Pearl Cell, che secondo me è veramente veramente buona. Tra l'altro queste perline di sale proprio, ricoperte di brillantini dorati, che secondo me rendono l'acqua ancora molto più figa, perché il sale comunque è molto molto disinfettante, cioè disinfettante. È proprio un buon alleato per la pelle col freddo, aiuta proprio a cicatrizzare, secondo me è top. Secondo me sa un po' di bucato, nel senso, dovrebbe essere fiori e secondo me è profumo proprio di bucato. Appunto è bianca, ma nell'acqua in realtà diventa azzurrina. Ricorda un po' una di quelle che c'era fino all'anno scorso, che trovate ancora online, tra l'altro ho visto l'altro giorno mentre spulciavo, che è appunto la So White, che era a forma di mele, profumava appunto di mela. Questa qua invece sta proprio di fiori, cioè di bucato secondo me, ed è molto molto buona e soprattutto è molto molto rilassante. Tra l'altro la parte bianca fa anche un po' di schiumetta, quindi abbastanza figa secondo me, se volete un profumo abbastanza tranquillo. Comunque un'altra che secondo me è la più figa di tutte effettivamente è lei, la World Smallest Disco, quindi la discoteca più piccola del mondo. Ricorda appunto le palle da discoteca, quelle che fanno le luci in discoteca tipo anni 90. La cosa figa è che questa qua, se vi piacciono quelle che vi lasciano l'acqua nera, questa qua è super super figa, e i dischetti sono fatti tipo di burro di cacao e si sciolgono più lentamente sulla superficie dell'acqua e fanno tipo dei vortici di colore arcobaleno su sfondo nero dell'acqua, e il profumo è leggermente agrumato ma non troppo. Mi ricorda molto il sapore tipo del limone fresco, cioè proprio quel limone da spremuta, proprio succo di limone puro. Quella è più particolare come profumo, ma non come forma secondo me, è lei, che si chiama Holy Night, che effettivamente il design non l'ho capito molto, nel senso non vedo perché dovrebbe essere natalizia essendo solo azzurra con questi bottoni gialli, tipo la forma del groviera della luna e i buchi della luna, però anche lei ha un profumo che è leggermente agrumato, ma secondo me sa tanto di, cioè, è molto molto profumosa di fiori anche lei, ricorda molto la Pearl de Sel però più forte. E lei appunto ti lascia l'acqua sul verdino, perché alla fine è azzurra e gialla. È molto carina ed è abbastanza schiumosa, nel senso, una di quelle proprio belle schiumosine che quando le metti ti fanno proprio l'effetto schiumogeno.
Però non lo so, non mi ha colpito particolarmente. Ha un profumo che è buonissimo secondo me. Cioè, quindi se può piacere il profumo è buonissimo. Però non ha nulla di natalizio. La più derp di tutte, come ogni anno, come, anzi in realtà come ogni anno no, perché finora l'avevano fatte di Pasqua questi, tipo i pulcioni che vi ho fatto vedere. Non vedo l'ora di provare questa cosa. Ma lei è la Snow Fairy, che è, cioè, la Princess Bad Bomb. Non so in realtà come si chiami, perché non ho la bustina. Però appunto è una principessa, dovrebbe ricordare tipo la Snow Fairy, che è uno dei simboli del Natale per eccellenza di Lush, appunto, che tutte le fragranze allo zucchero filato. Lei ha questo retrogusto fruttato, cioè ha mo' proprio di Snow Fairy, quindi leggermente Big Bubble. Però in realtà ricorda di più la Pear de Sel, anche lei sa un po' di fiori di bucato. E però a me fanno impazzire queste qua giganti che hanno questi occhioni derp. Cioè, raga, quanto questa è brutta. Però mi fa troppo ridere. E la cosa figa è che questi bottoni qua sono di quelli in burro di cacao, bello solido, bello strong, che si sciolgono molto più lentamente, sono super morbidi. Non lo so, secondo me è molto figo. Considerate che è come Verdo Bath Bomb, quindi potete anche buttarla separatamente. Ed è molto derp, come vedete. Tra l'altro, di questa serie qua, li trovate solo online ormai, perché nei negozi sono andate a rubare subito. Infatti sono riuscita a prenderla, ma non gli altri due. Come i pulcini di Pasqua, abbiamo altri due, che sono ad esempio, uno è un pupazzo di neve e l'altro era un Babbo Natale. Volevo prendere il Babbo Natale, ma ho finito, rip. Ho preso lei, che secondo me è mega derp e effettivamente ha un buon profumo, eh. Non so che colore ne esca dopo, non l'ho mai provata, però il profumo è molto molto buono, quindi se possa piacermi il profumo ci sta. In realtà, come ogni anno, nel caso se ritrovo metto i PNG qua, trovate la Golden Wonder, che è il pacchetto quello dorato che profuma tipo di champagne, la Luxury Lash Pad, che è quella fucsia con tutti i bottoncini e l'agrifoglio sopra, che lascia l'acqua fucsia appunto con i bottoncini colorati che vagano, tipo la World Smallest Disco. E anche la Shoot for the Stars, che è quella azzurra che ha tutte le stelline sopra dorate di burro di cacao che si sciolgono. Tra l'altro quella lì, se vi può piacere, il profumo è miele e cioccolato, secondo me è buonissima. E le stelline sono molto molto idratanti sulla pelle, cioè veramente fighe, proprio burro di cacao puro. Non lo so, è molto fighe e vi lascio anche le stelline proprio di plastica sul fondo della vasca, cioè piccine tipo fatte d'alga, sono molto fighe, ci può stare. Nel senso, se può piacere il profumo vi consiglio appunto la Shoot for the Stars. Comunque sul sito di Lush si è ordinato online, perché molti di voi mi hanno chiesto se si può ordinare online. Ogni tanto vi mettono anche i campioncini e la letterina di grazie dell'acquisto, che secondo me è molto molto figo. Quindi magari se volete fare un ordinino online, il prezzo è lo stesso del comprare in negozio e vi arriva anche in pochissimo tempo, quindi ve lo consiglio francamente. Passiamo alle spumanti. Quest'anno in realtà di nuove ce ne sono due o tre, di cui però io ne ho presa soltanto una. Quella che mi piaceva di più, che buon profumo che ha, è lui, che è il Naughty Elf, che tutti quanti lo chiamano Babbo Natale. In realtà è proprio un elfetto di Babbo Natale, il naso è super ciotino. È agrumata, ma sa molto di fiori, quindi penso contenga fiori d'arancio, perché è molto molto particolare. E secondo me è una di quelle più belline, perché proprio la schiuma la vedete proprio sfumata rossa, è veramente figa. Questa qua, come sempre, come vi dico ogni volta, non l'ho usata tutta quanto in una volta, ma divisa, può essere tagliata a coltello o sbriciolata a mano sotto il getto dell'acqua e vi farà tutta la schiuma profumosa. Questa qua è la più carina di tutti in realtà. Ce ne sono due nuovi, che sono, uno sembra tipo un macaron, si chiama Paddioli, sembra tipo proprio un pasticcino. E ha un sacco di brillantini argento sopra e profuma proprio di amaretto, tipo ricorda il profumo dell'amaretto perché è a base di mandorle e fiori d'arancio. E uno spinner, che sono di quelli che dovete tenere dai lati sotto il getto dell'acqua e appunto fa la schiuma. E si chiama tipo Snowflake, qualcosa del genere, ed è anche lui ai fiori d'arancio. Se non soliti trovate la bacchetta da fatta, la Snow Fairy Magic Wand, qualcosa del genere, la Starlight Star Bright, qualcosa del genere, che è ricoperta di glitter e burro di cacao, e che è veramente una coccola da bagno. Quindi se non l'avete mai provata, provatela, soprattutto se vi piacciono i glitter, perché è una bomba di glitter, proprio bellissima. Però appunto, avendola già provata, non ho voluto prenderla, perché vi devo mostrare tre prodotti da corpo molto molto fighi. Il primo è lui, che molti di voi che sono venuti a trovarmi in negozio hanno preso subito, che è, sembra che abbia fatto la pipì, è un omino di pan di zenzero, che in realtà è uno scrigno, profuma proprio di pan di zenzero, si chiama Gingerman Bread, come proprio i biscotti quelli di Natale. Lui è fatto di burro e olio da massaggio solido in realtà,
vi lascio, se voi lo passate bene col calore del corpo, vi lascio il substrato oleoso, come... spero vediate bello un piccio. Poi in realtà dovreste fargli i buchi con una Bic avvitante, diciamo, per aprirgli la pancia. In realtà il mio è bucato qua sotto, come avete visto prima, quindi in realtà basterà fare così. Lui rilascia il suo talco, voi lo spalmate, il talco assorbe tutta la parte unta dell'olio e vi lascia... non ero riuscito a vederlo perché non si vede mai quando voglio far vedere le cose fighe fighe. Purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma cioè spero lo vediate perché io lo vedo, vabbè. Vi lascio tutti i glitter e questo talco che asciuga la parte oleosa vi lascia comunque la pelle super morbida perché lascia la parte idratante dell'olio da massaggio, ma non rilascia l'unto. Quindi ve lo assorbe proprio ed è molto figo anche da sostituire la crema corpo, comunque per Capodanno se volete ricoprirvi di brillantini per le feste. Secondo me è molto molto figo. Ultimi due prodotti, ma non per importanza, anzi ve li faccio vedere in ordine. Sono lui, che vi avevo già spoilerato nel video di Halloween. Io vi giuro, raga, lo amo. È un bagno schiuma solido nella limited edition di Natale che si chiama Cinders. Cinders è sempre a base di mandorle e quindi è di cannella e quindi ricorda molto, secondo me, appunto, il profumo dell'amaretto. Io amo i bagnoschiuma solidi, come voi già lo sapete, io conservo ancora quello lì di Walking on Sunshine di Pasqua, tipo dell'anno scorso, qualcosa del genere. E appunto, lui è veramente, veramente top, veramente buono. E la cosa figa è che a parte trovarlo liquido, lo trovate anche sia di Snow Fairy, quindi quello al gusto di zucchero filato, che di Sleepy, che è quello alla lavanda. I gusti ovviamente, cioè, sono molto personali, però questo qua secondo me è più speziato e più carino, secondo me. Se volete provarlo anche nella versione liquida c'è quello piccolino che potete sempre anche trovare sul sito, oltre che nei negozi, fino a gennaio. Secondo me è molto figo perché la versione solida, oltre ad avere impatto ambientale zero, come sapete io sono pro living for these things, appunto... può essere anche un'ottima idea regalo o per voi, perché comunque non si scioglie, che è la domanda più comune, quindi se lo tengo nella doccia si scioglie, se non lo bagni non si scioglie, anzi ti dura di più di quello normale nel flacone, perché appunto sotto il getto dell'acqua quello liquido vola via come se fosse aria al vento. Aria al vento, polvere, sabbia al vento, non lo so. Un'altra cosa mega figa è lui, che è un balsamo corpo solido. Lui è Christingle, che come vedete è tipo strausato, poverino, che come sempre trovate anche in versione liquida e di altri quattro gusti. È un balsamo corpo, quindi voi lo spalmate sotto la doccia su tutto il corpo e dopo lo risciacquate, senza così dopo dover mettere il bagno, cioè dover mettere la crema corpo quando uscite. Quindi l'avete già messa. Lui è il mio preferito ed è il gusto di menta, ricorda proprio l'eucalipto del dentifricio. Se non lo trovate, all'arancia che è Bugs Fizz, alla rosa che è Rose Argan e Snow Fairy che è quello allo zucchero filato. Li trovate sia liquidi che solidi. Se volete provarlo solido, secondo me vi dura anche molto molto di più. Ultimo, ma non per importanza perché mi si sta per spegnere la videocamera, è il Furoshiki che ho scelto per quest'anno, ovvero il fazzoletto che uso poi come fiocco. I Furoshiki potete utilizzarli per fare pacchetti regalo e costano sui 5,95, oppure comprarli per voi stessi per usarli come li uso io di solito, come fiocchi per capelli, tovagliette da appendere alle pareti, secondo me sono strafighi, cioè fanno tipo la stanza hippie. E il mio preferito è lui, che come vedete ha il Nord Pole, il polo nord, al centro della mappa. E poi ti fa vedere tutte le parti del mondo in cui Babbo Natale passa a lasciare i doni. I Furoshiki, sul sito anche nel caso li trovate già descritti, possono essere fatti di cotone organico, quindi fatto a mano, di plastica delle bottigliette riciclata oppure vintage. Questo qua, ad esempio, sull'etichetta c'è scritto 100% organic cotton e gli altri, se no, se sono fatti con le bottigliette, trovate il numero di bottigliette con cui esso è fatto, composto. Cioè, un video della Madonna. Lui, oggettivamente, è il mio preferito, però ne ho trovato un sacco colorati di tantissime dimensioni, quindi in realtà il pacchetto potreste farlo anche voi a casa prendendoli da internet. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete provato qualcuna delle novità di questo Natale o le volete provare, fatemi sapere se vi sono piaciute di più di queste di quest'anno o quelle dell'anno scorso.
o nel caso entrambe. E fatemi sapere soprattutto cos'è che vorreste provare o che sareste più curiosi di provare, appunto. Lasciate un like e iscrivetevi, che come sempre è gratuito e mi fareste un favore gigantesco. Qua sotto nell'info box trovate sempre i miei social, dove scrivermi, dove chiedermi info. Io vi aspetto in via Garibaldi a Torino, dove lavoro da Lush. E nulla, se siete di Torino o dintorni e volete passare a trovarmi, venite a farmi un salutino e io cercherò di aiutarvi il più possibile. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video, appunto spero che questo qua vi sia piaciuto, e noi ci vediamo in un prossimo. Lasciate magari qua sotto idee per video di Natale che vorreste, perché effettivamente lavorando non ho tantissimo tempo. Infatti quest'anno i video di Natale saranno veramente pochi rispetto all'anno scorso, e vi chiedo già perdono. Però è una cosa che comunque ci tengo a fare perché a me piace. Quindi nulla, noi ci vediamo in un prossimo video e lasciate un like, ciao!